a tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, spero di riuscire a registrare oggi perché la luce non mi aiuta e neanche il mio stato psicofisico, quindi va bene così. Non possono essere tutte giornate al top, ma va bene così. E oggi vorrei parlare con le amiche mamme, o future mamme, o che sono appena diventate mamme, insomma. Perché mi sono accorta, insomma, che i miei figli stanno crescendo e ci sono delle cose che ci vengono inculcate in testa che noi temiamo come la peste e poi alla fine sono una passeggiata in confronto a quello che ci sarà poi. Comunque, entriamo subito nel succo del discorso. Non ce la faccio a stare ferma. Oggi non ce la faccio a stare ferma. Comunque, vabbè. Il succo è i terrible two, ovvero i terribili 2 anni che ci inculcano in testa perché sono il periodo più faticoso, il periodo dove i bambini si ribellano. Ecco, è una cavolata, cioè nel senso, i terrible two esistono, cioè nel senso ci sono i terrible two, ma ci sono pure i terribili 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino penso ai 90, cioè penso che proprio si inizia dai 2 anni, è per quello che sono terribili 2 anni, perché da un batuffolo carino, coccoloso, tipo pinguino di Madagascar, si trasformano in mastini da guerra. Ecco, questo avviene intorno ai 2 anni, che poi c'è chi ha questa evoluzione appunto verso i 2 anni, c'è chi ce l'ha dopo, c'è chi non so se è possibile averla prima, ma più o meno insomma verso i 2 anni, 2 anni e mezzo avviene questa trasformazione, è per quello che vengono chiamati terrible two, ma in realtà non sono i 2 anni che dici dai 2 ai 3 anni è pessima la cosa, oddio si ribellerà tantissimo, no, terrible two nel senso che se inizia dai 2 anni, perché poi va avanti a oltranza. Quindi, che succede poi? Allora, dopo i terrible two, cioè i terribili 2 anni, che sono terribili, perché sono terribili, ma semplicemente perché c'è questa evoluzione che la mamma non si aspetta e dice, ma non eri piccolo, carino, coccoloso prima e adesso sei un capriccio vivente? Ecco, è solo questa la cosa. Poi, se va avanti. Ora, io parlo del mio di bambino, quindi queste sono solo considerazioni mie personali, e basta. Anzi, cioè, fatemi sapere voi se i vostri bambini sono stati terrible solo dai 2 ai 3 anni e poi basta, perché a casa mia no. Vabbè che non ho 2 bambini facili, poi magari ve ne parlerò un po' più nel dettaglio, però diciamo che non ho avuto vita semplice come mamma, e non ce l'ho neanche ora. Però insomma diciamo che vabbè, avete capito tutti. Comunque mio figlio, il piccolo, mi sta facendo ripassare tante fasi che io avevo già passato con Gabriel, solo molto più marcate, perché ovviamente prendendo esempio dal fratello più grande che fa capricci diversi, ma sempre capricci sono, il piccolo ha questi scatti, insomma questi momenti di capriccio che sono molto più marcati in confronto a quelli che aveva Gabriel quando aveva la sua età. E stamattina il piccoletto adesso ha 3 anni e 3 quarti, perché tipo fra un mese e mezzo fai 4, quindi diciamo che ha 4 anni quasi. Il grande a settembre ne fa 8, quindi vedete voi, cioè sono proprio nelle fasi bellissime proprio. Con il grande adesso bene o male abbiamo intrapreso un percorso diverso e appunto non sto qui adesso a parlarmene perché non è questo il motivo per cui mi sono messa davanti a una videocamera, ma vorrei parlare proprio del piccolo, perché stamattina appunto mi sono resa conto del fatto che è adesso che arriva la salita, non erano i terrible two che io avevo tanto temuto e avevo anche scritto un articolo per il blog, che tra l'altro sto abbandonando perché tanto mi metto davanti alla videocamera e mi viene molto più facile parlare anche se mi impappino,
anche se a volte non sono al top e quindi sarebbe meglio mettersi a scrivere che così non mi vede nessuno, però vabbè. Avevo tanto temuto i terribili 2 anni, pensando che fossero la fase più critica, invece adesso, cioè ovvero verso i 3 anni e mezzo, 4, adesso mi sono ricordata che è adesso la salita, cioè è adesso che il bambino inizia davvero a fare i capricci, a pretendere una sua indipendenza, a farsi sentire. Quindi con l'inizio della materna, fondamentalmente, noi abbiamo anche iniziato tra l'altro un anno dopo, perché appunto è nato a marzo, quindi ha iniziato dopo. È adesso che inizia a ribellarsi. Non è, i capricci che faceva quando aveva 2 anni erano, confronto ad oggi, ma delle passeggiate, cioè veramente. Adesso si mette proprio in competizione con la mamma, in questo caso con la mamma, con il papà, con l'adulto in generale. È adesso che il bambino pretende di avere voce, che è anche giusto perché ovviamente tutti noi vogliamo e pretendiamo, insomma, di poter esprimere la nostra opinione. Il compito, no, di noi genitori è ovviamente dare la possibilità al bambino di esprimersi, di parlare, di dire la sua, di far capire insomma cosa c'è che non va, cosa vorrebbe fare, però entro certi limiti. Perché se noi non tiriamo il freno, loro continuano a fare i capricci veramente a oltranza e diventano sempre, sempre più grandi. E quindi è adesso. Intorno ai 3-4 anni, insomma, quando i bambini iniziano ad avere voglia di essere indipendenti, che dobbiamo davvero essere preoccupate, cioè nel senso è adesso che inizia la fase faticosa, perché finché noi non mettiamo dei paletti al bambino, che il bambino capisce, perché adesso ovviamente Gabriel i paletti li ha. Anche se tante volte prova a scavalcarli, questi paletti, però sa quali sono i limiti, sa dove può arrivare. E con Kevin è arrivato il momento ora di mettergli questi paletti, perché adesso stamattina mi sono resa conto che entra proprio in competizione, ma non con Gabriel, col fratello o con gli amichetti, proprio con l'adulto. La competizione con l'adulto inizia ora, non ai 2 anni, cioè i capricci dei 2 anni sono veramente delle cavolate in confronto a quello che succederà poi, cioè, ma non voglio spaventare nessuno, cioè non pensate che se trasforma in chissà quale mostro mitologico, no, però sappiate che se, cioè, prima iniziate a mettere dei limiti e prima iniziate a mettere dei paletti, prima questi paletti verranno rispettati. Poi ovviamente bisogna ricordare sempre che sono bambini, quindi i paletti cercheranno sempre, sempre, sempre in qualche modo di scavalcarli, di andare oltre, di provare a passare oltre veramente a tutto ciò che dice l'adulto, soprattutto il genitore. E qui mi ci metto in ballo anch'io, perché io che poi adesso, facciamo una piccola riflessione. Cioè proprio personalissima, cioè io vedo tante ragazze della mia età, io adesso fra un po' faccio 27 anni, fra un po', e vedo tante ragazze della mia età che confronto a me, confronto a quello a cui devo pensare io, confronto a quella che è la mia vita, veramente le vedo tanto immature. E questo non è un autoelogio, oddio, io sono quella matura, io sono quella saggia, no. Però sono veramente tanto diverse da me, ma semplicemente perché io ho avuto modo di maturare, cioè di crescere, di fare determinate cose molto prima. Quindi questo mi ha portato a pensare anche a tutto quello che è stata la mia infanzia, la mia adolescenza. Io, soprattutto quando ero adolescente, io ero molto ribelle. Io ogni cosa che dicevano i miei genitori, anche se sapevo che era giusta,
Io dovevo comunque contrastare la cosa, quello che mi dicevano. Poi, cosa succedeva? Cioè, io, cioè, poi ovviamente io dicevo la mia e c'era il battibecco e si discuteva. Poi io sapevo che avevano ragione, quindi facevo in realtà la cosa giusta, ma non gliela potevo dare vinta. Perché è così che funziona, cioè è così, soprattutto l'adolescenza. Però si inizia adesso che sono bambini a mettere questi paletti, quindi sì. Ci sarà comunque il bambino, l'adolescente, che comunque ci dirà che sbagliamo, però dentro la sua testa sa cosa è giusto. E siamo noi da bambini, cioè quando sono bambini, che dobbiamo iniziare a mettere i paletti, perché poi quando saranno adolescenti, sì, ci litigheremo lo stesso, però nella loro testa loro sapranno cosa è giusto e cosa non è giusto. E quindi, mamme, dobbiamo tirare fuori le palle. Funziona così, e io parlo soprattutto, cioè, e mi scuso con tutte le altre, con le mamme dei figli maschi, perché ovviamente io ho due maschi, quindi non so com'è crescere delle figlie femmine, però i maschi sono molto più combattivi, soprattutto con la mamma, perché i maschi vedono, io non so bene per quale strana, assurdo, quale strano motivo. Perché a casa non hanno mai visto questa differenza e noi come genitori non gli abbiamo mai fatto pesare questa differenza tra maschio e femmina, però i maschietti, perché poi si mettono a parlare, soprattutto il grande che è in seconda elementare, vedono la figura femminile come la figura più debole. E quindi noi mamme, soprattutto con i figli maschi, cioè dobbiamo essere molto, molto più, forti nei confronti ovviamente delle femmine, perché le femmine sono, non ci vedono come quella più debole, anzi, forse vedono il papà, in maniera diversa, però questo non ve lo so dire, non mi sono mai, messa a capire bene la situazione perché non è il mio caso. Però i figli maschi sono tanto attaccati alla mamma, perché è vero, i figli maschi con la mamma sono delle cozze, cioè sono veramente delle cozze, però c'è questa competizione, c'è questa rivalità con la mamma perché vedono la figura femminile come la figura debole, anche se non è così, anche se tra i genitori non c'è mai stato questo tipo di situazione, cioè tra me e il papà dei bambini non abbiamo mai fatto notare la differenza. E neanche insomma tra gli amichetti non abbiamo mai assolutamente fatto differenza, però i bambini tra di loro parlano e quindi comunque qualsiasi cosa succede a casa non influisce solo quello in ciò che pensano i bambini, influisce tanto anche soprattutto il rapporto che ha con i coetanei, quindi quello che si dicono tra di loro e vi assicuro che i bambini al giorno d'oggi, quindi nel 2017, sono molto 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 più svegli di quello che pensiamo noi, perché noi li vediamo ancora come dei bambini, e invece no, cioè nel senso sì, sono bambini, ma nella loro testa, cioè tra di loro quando parlano, voi non avete idea di che discorsi si fanno e che discorsi vengono fuori a volte a casa e io penso, ma hai 7 anni, ma come ti viene fuori di parlare di determinati argomenti con i tuoi amici se non sapete neanche cosa vogliono dire? E mi rendo conto che effettivamente tra di loro parlano veramente di tutto, quindi è assurdo quanto siano svegli i bambini al giorno d'oggi. Quindi mamme, voglio chiudere perché siamo già a un quarto d'ora di video qua, non si può fare. E niente, comunque chiudiamo qua perché era una piccola riflessione che penso andrà nelle playlist tipo ragionamenti random, perché io inizio a parlare a oltranza pure io, cioè è una roba che proprio va avanti così perché sono logorroica. Forse, ve l'ho detto, è per questo che ho aperto il canale, perché sono logorroica, perché io devo parlare, perché io devo esprimermi quando sono nervosa, soprattutto. Quando sono nervosa, quando sono arrabbiata, quando sono triste, quando sono felice, quando ce n'è sempre. Cioè, ogni stato d'animo me crea questo logorraggine che non è italiano, però vabbè. Me crea questa parlantina infinita, ma vabbè. Comunque, abbiamo parlato di questi Terrible 2 che a quanto pare non esistono perché sono solo l'inizio di una salita infinita che non finirà mai, perché appunto vi ho parlato anche dell'adolescenza, quindi
È una roba che proprio non finirà mai, ma dobbiamo mettercelo in testa, cioè crescere dei bambini non è facile, non è che può essere difficile solo dai 2 o 3 anni, no, è difficile sempre, sempre, però sta a noi essere forti e me lo dico pure a me, cioè nel senso io mi riguarderò questo video e penserò Giada, no, non va bene, cioè devi essere più forte perché io spesso e volentieri mi butto giù, perché sono una persona che si butta giù per niente, veramente per niente. Mi riguarderò questo video e penserò, cavolo Giada, tira fuori gli attributi, tirali fuori e datti da fare perché sei la mamma e la mamma deve mettere i paletti. E ce la devo fare perché, nel senso, io ce la devo fare perché non ho alternative, perché io sono la mamma e io devo fare questa cosa perché se no non avrei fatto i bambini, cioè nel senso non li avrei fatti perché ho fatto 2 bambini, me li devo crescere. Se no, che senso ha la cosa? Se poi li lascio così allo sbaraglio? No. I paletti se mettono, si inizia subito, così si spera che poi ragionino con la loro testa. Comunque, in ogni caso, noi saremo sempre al loro fianco, per ogni loro sbaglio, per ogni loro successo, saremo sempre qui, tipo delle statuine che li guarderanno e con ammirazione, perché per ogni cosa che faranno i nostri figli, noi saremo sempre in ammirazione, cioè avremo sempre lo sguardo dell'ammirazione, qualsiasi cosa faranno. E quindi niente. Niente, va bene, io vi saluto, vi mando un bacione, vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi sui social, fate un po' come volete, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!